Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDix, in questo nuovo video sono qui tornato con questa nuova serie a parlare di Elsword. E questa nuova serie mi è stata consigliata da un utente nei commenti ultimamente e quindi vorrei intraprenderla. Cosa facciamo? Analizzeremo tutti i personaggi di questo fantastico gioco. Il primo personaggio che porteremo oggi, sicuramente, è Elsword. Elsword, sempre ardente e spesso esagerato, a volte ha l'impressione di essere imbranato o addirittura stupido. Il suo orgoglio lo porta a voler essere il più forte di tutti. Elsword è diventato membro della squadra di ricerca reale, ossia la squadra incaricata a cercare l'Eldritch. Elsword è un maestro spadaccino che c'è in combattimento ravvicinato. Questo personaggio possiede tre classi rispettivi successivi. La prima classe è Cavaliere Magico, che diventa Cavaliere Esperto. Seconda classe è Cavaliere della Spada, che diventa Cavaliere delle Rune. E terza classe è Cavaliere di Corwell, che diventa Evocatore delle Spade. Il Cavaliere Esperto, ossia la prima classe, punta tutto sugli HP e l'attacco fisico, scendendo gradualmente nella difesa fisica, e difesa magica e attacco magico. Il Cavaliere delle Rune, ossia la seconda classe, rimane equilibrato salvo solo l'attacco magico e l'attacco fisico, mentre la terza classe, ossia l'Evocatore di Spade, proprio come primo classaggio punta l'attacco fisico, ma a differenza di quest'ultimo, lascia cadere un po' negli HP. Personalmente ritengo Elsword un personaggio fastidioso, ma dalle ottime possibilità e potenzialità. Usato prettamente per lo spam, il terzo class offre una carica di bestemmie che Germano Mosconi levati. E Porco Dio! adesso parleremo di Ayesha. Ayesha, secondo personaggio creato per questo videogioco, è un personaggio femminile. Dai capelli viola, sorridente e simpatica, Ayesha è una maga che si basa sull'utilizzo delle magie per infliggere gravi danni agli avversari, attaccando anche più di un bersaglio. Ayesha fu cresciuta da suo nonno, uomo saggio e mago esperto, con il quale visse da nomade. Egli le insegnò i segreti della magia all'età di 12 anni, le conferì il titolo da maga. Gli innumerevoli sforzi per spezzare l'incantesimo non servirono a nulla. Fu poi il nonno a confidargli il segreto di questa magia. L'anello è la ricerca di una persona degna a donare la propria forza, ma è anche in grado di sottrarre i poteri a chi non lo sa più usare. Da allora Ayesha gira per il mondo, desiderosa di imparare e di migliorarsi, nella speranza un giorno di rimpossessarsi dell'anello e di recuperare tutti i poteri magici. Questo personaggio possiede tre classaggi rispettivi successivi. Il primo classaggio è Maghetta dell'Occulto, che poi diverrà esperta di elementi. Maghetta esperta è il secondo classaggio, che poi diverrà principessa delle anime, e il terzo classaggio è Maghetta combattente, che poi diverrà striga dimensionale. Le esperte di elementi, ossia il primo classaggio, dà il massimo dell'attacco magico e la difesa magica, proprio come la principessa delle anime, ossia il secondo classaggio. Cosa differente invece per la striga dimensionale, quale si distingue soprattutto per la tendenza in attacchi fisici. Personalmente lo ritengo un personaggio apprezzabile, sia dal punto di vista estetico che di giocabilità, fatta eccezione per l'esperta di elementi, utilizzata prettamente per lo spam nei PvP. Gli altri due classaggi invece sono per me semplici e ottimi, soprattutto ai principianti, e li consiglio vivamente. Ragazzi, io non so che altro dire, sono video corti, i quali cercherò di scrivere due personaggi alla volta per non fare tutto in un video, perché potrei tranquillamente fare così. Se la serie vi piace la continuo, se volete darmi dei consigli nei commenti potete tranquillamente farli, naturalmente lasciate like come al solito, anche se è una cosa fastidiosa chiedere i like. Ebbene ragazzi, io per questo mini video è tutto. Scusate se ultimamente sto caricando pochi video, ma dovete capire che sono un po' indaffarato, sia per problemi privati che altre cose. Poi, dai, stiamo arrivando alle feste, quindi mi dispiace ragazzi, non sto riuscendo ad accontentarvi. Spero di farmi perdonare un giorno. Beh ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto. E ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao.